siamo al cenone dell'ultimo dell'anno, chi comunque è in Piemonte e ha voglia di Liguria, parliamo un po' dei principali piatti liguri, prima di tutto la cima. Come si fa? Intramontabili, si prende una sacca di carne, la si riempie con delle uova, delle erbette, della maggiorana fresca, del parmigiano reggiano, la si cuce e la si fa cuocere un paio d'ore nell'acqua calda. Facendo un accorgimento, bucarla ogni tanto durante la cottura, altrimenti scoppia. Dal macellaio cosa è meglio acquistare, tasca o pancia? Per quello che ci riguarda noi preferiamo la pancia perché vengono molto più grosse le cime, mentre invece magari a casa va bene anche quella di collo, che fanno la tasca da cucire solo da una parte, e va bene anche quella lì. Però tu fai anche la cima vegetariana, qual è la differenza? Sì, perché tanti nostri clienti chiedono di poter avere una cima senza la carne intorno, perché tanti sono vegetariani, tanti hanno mille problemi. Allora abbiamo inventato questa cima vegetariana, invece di metterci la carne intorno la foderiamo uno stampo con delle foglie o di borragine o di erbette, mettiamo lo stesso impasto che c'è dentro la cima alla savonese, non alla genovese, perché nella genovese c'è anche la carne, e la facciamo cuocere in forno a vapore un'ora. E adesso un piatto tipico ligure, che non è proprio di questi tempi, ma comunque è sempre un ripieno, la pasqualina. Sì, la pasqualina, in questo periodo quando ci sono i carciofi, ci mettiamo principalmente i carciofi, le uova, le erbette, la ricotta, e viene fatta con la pasta sfoglia, viene cotta al forno con delle uova intere dentro, che quando si taglia rimangono belle colorate. Manamana. Di un piatto che potrebbe essere usato come antipasto, parliamo della panizza. La panizza è un piatto semplice fatto di farina di ceci. Qual è la particolarità nel cucinare la panizza? Allora, la panizza innanzitutto bisogna farla cuocere tanto, tanto, perché noi la facciamo cuocere un'ora, perché poi quando la si fa fritta questa non deve perdere l'acqua, quindi l'acqua la deve perdere già durante la cottura e deve rimanere bella consistente. In alcuni periodi dell'anno, quindi d'estate, non va bene perché non si riesce a fare cuocere, rimane molla, perché la farina è vecchia. Qual è la dose per fare la panizza? Allora, da 2,5 litri d'acqua e mezzo chilo di farina di ceci. Manamana. Manamana. Auguri. Manamana.